Otranto sin dall'antichità venne munita di sistemi di difesa ed opere fortificate di tutto rispetto, che nel corso dei secoli vennero modernizzate. Tra queste spicca l'imponente Castello Aragonese. Tutto l'impianto architettonico è delimitato da un grande e profondo fossato, dotato di un ponte in pietra. Sia sulle cortine esterne che all'interno del cortile sono presenti gli stemmi araldici dei sovrani e dei nobili che hanno scandito la storia di Otranto. Particolarmente interessante è quello posto sul portone d'ingresso, recante l'arme dell'imperatore Carlo V. Salendo sulla balconata del primo piano si accede all'interno delle sale del castello. Gli ambienti risplendono dopo i recenti restauri e ancora oggi mostrano ai visitatori la possente bellezza della pietra locale che per secoli ha protetto la città di Otranto. Sugli ambienti esterni difensivi sono presenti i percorsi di ronda, scanditi da merlature e feritoie per la disposizione delle cannoniere e delle truppe di guardia. Inoltre, di recente, sono messi a disposizione dei visitatori gli antichi ambienti sotterranei. Considerati da molti luoghi di prigionia, essi donano un ulteriore valore aggiunto alle visite dell'antico maniero. Il castello di Otranto è un capolavoro dell'architettura militare e nella sua imponenza caratterizza il centro storico della città, costituendo una tappa obbligata per tutti gli affezionati visitatori della penisola salentina.